Bentrovati a questo nuovo appuntamento con eh, Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa partendo dalle prime pagine. Eh, regionali e dalle eh, prime pagine del centro nelle quattro edizioni eh, delle quattro province. Eh, la prima pagina che andiamo ad osservare è quella di eh, Pescara, il titolo di apertura è dedicato ancora all'omicidio di Montesilvano, una taglia per trovare l'assassino, gli amici del Rom ucciso a caccia del sospettato, offerta una ricompensa su eh, Facebook. Nel taglio alto invece troviamo i richiami dal eh, nazionale dagli esteri, il presidente USA all'ONU, Trump se la Corea del Nord attacca verrà distrutta e poi purtroppo il eh, terremoto fortissimo in Messico, crolli anche nella capitale, scossa di 7.1, il terremoto fa eh, decine se non centinaia eh, di morti. Eh, andiamo a centropagina adesso eh, nella... Ehm, nella fotonotizia troviamo il tema delle carceri, cosa succede nelle carceri abruzzesi, risse, aggressioni, suicidi, sovraffollamento, l'inferno dietro le sbarre. In Abruzzo di spalla, eh, confessioni esercenti, nelle città meno negozi e più ristoranti e poi del Consiglio indennità eh, delle guardie mediche e scontro. Eh, nelle cronache invece eh, troviamo lo sport eh, perché ieri sera si è giocato il turno infrasettimanale di Serie B. Pescara in tella, lo stadio Adriatico è finita 2 a 2 lo leggete, Zeman non sa più vincere il titolo, terza rimonta Beffa e poi i servizi sociali il comune dà assistenza a 8.000 persone sempre il comune di Pescara ancora da Pescara la famiglia di Jennifer chiede rispetto, la madre e il fratello di Jennifer Sterlecchini uccisa a 26 anni dal suo fidanzato denunciano che comincia a serpeggiare un malevolo segnale di discredito della ragazza, dolorati chiedono eh, rispetto per la vittima. Nel taglio basso, come di consueto, troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano di Tanna, l'estate è finita ma non è un eh, disastro il eh, titolo eh, della eh, riflessione continuiamo con il quotidiano Il Centro andiamo a vedere eh, la prima pagina eh, della edizione di Teramo il eh, titolo di apertura ancora eh, riguarda la cronaca risse nel locale chiuso il gatto pardo il questore impone lo stop per una settimana alla discoteca di Alba Adriatica nelle cronache ehm, di spalla l'allarme dei primi cittadini, mazzocca ai sindaci, piani neve, ecco i soldi. E poi ad Alba eh, post contro i migranti, il PD caccia eh, Viviani, il processo, il caso gommeur, parti civili, l'ATAC e la eh, Tua. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima di L'Aquila Avezzano sul Mona. Il titolo di apertura invece è dedicato alla ricostruzione. La ricostruzione costa 18 miliardi. Ecco i conti dell'USRA del, dalla fase dell'emergenza post-sisma fino ad oggi. Nelle cronache ad Avezzano. Eh, le mamme, scuole sicure per i nostri eh, bambini. Questa è la richiesta che si leva dal eh, centro eh, marsicano. E poi eh, l'aquila, spaccio di coca per clienti VIP, due gli arresti a Sulmona ad Alfonso, così salvo il concorso Maria eh, Caniglia. Andiamo a vedere anche eh, sempre con il quotidiano Il Centro, la prima pagina della edizione di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura, Blue Parking vuole 8 milioni di danni a Chieti sarà sosta a pagamento. Il Consiglio Comunale affida oggi la gestione a Chieti Solidale. Nelle cronache da Vasto multa e raffica per i rifiuti abbandonati in strada e poi scendiamo ancora a Lanciano ZTL annullate le multe fatte ai disabili e a Chiedi Spaccio di Coca il ehm, condanne per 98 anni. Cambiamo testata, ora adesso andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Anche qui il titolo di apertura del giornale dedicato al caso dell'omicidio di Montesilvano, arrestate l'uomo in fuga. Delitto Bevilacqua, indizi a carico del 46enne con cui il giovane ebbe una discussione, la Procura chiede un ordine di custodia cautelare, ma dell'indagato non c'è traccia. È ufficialmente indagato, eh, leggiamo dall'estratto dell'articolo, è ufficialmente indagato per omicidio il 46enne di Montesilvano, da subito ritenuto l'unico sospettato per la morte di Antonio Bevilacqua, il 21enne di origine rom, ucciso a colpi di fucile la notte fra venerdì e sabato all'interno di un pub di via Verrotti a Montesilvano. Era stato visto da testimoni e mortalato dalle telecamere mentre litigava con il ragazzo un'ora prima del delitto. Un'accesa discussione seguita poi da uh, propositi di vendetta. Il PM Paolo Pompa, titolare delle indagini, ha richiesto la misura cautelare nei suoi confronti. Ora aspetta al GIP Gianluca Sarandrea la decisione finale. Questo vuol dire che anche gli ultimi tasselli... Che mancavano agli investigatori per completare il quadro della vicenda sono stati definiti. Il prova regina sarà rappresentata sicuramente dai proiettili, quelli estratti dal corpo del ragazzo, da comparare con l'arma. Un fucile a canne mozze non ancora ritrovato e che l'assassino, in fuga ormai da cinque giorni, potrebbe avere con sé. Andiamo a vedere anche eh, altra notizia eh, di eh, cronaca da eh, Tortoreto. Eh, piastrellista ucciso, c'è un sospettato. Vanno avanti le indagini sulla morte di Demetrio Di Silvestre, il 56enne piastrellista di Tortoreto, ucciso e poi bruciato sul monte Ascensione ad Ascoli. Eh, da ciò che filtra, le indagini avrebbero delineato che a dare materialmente fuoco al 56enne sia stato un solo uomo, ma è impossibile pensare che un solo soggetto possa aver fatto tutto eh, da solo. Andiamo a centro pagina, invece, eh, troviamo adesso eh, l'economia: calano i negozi, sempre più bar e ristoranti. Questo emerge dal rapporto. Uh, stilato da Confesercenti, eh, rivoluzione del commercio, Pescara tiene il passo, precipita invece L'Aquila. Sempre a centropagina nella fotonotizia invece troviamo il campionato di Serie B, Pescara il solito regalo all'entella. Uh, per i biancazzurri assegno Capone e Brugman, poi ci sono state le solite amnesie difensive nella didascalia. Il Pescara sotto il diluvio allo stadio Adriatico pareggia con l'entella 2 a 2. Assegno come detto Capone nel primo tempo e Brugman nella ripresa, poi le amnesie difensive regalano il pareggio ai liguri. Andiamo a vedere anche di spalla. Che cosa propone il messaggero Croce Rossa? Il TAR autorizza gli accordi con la Regione. L'intesa serve a promuovere e favorire una maggiore raccolta. Di sangue nel taglio basso Pescara a scuola solo pasta italiana. Ieri c'è stata una conferenza stampa del, ehm, del comune dell'assessore competente Giacomo Cuzzi per ribadire eh, che la pasta utilizzata nel servizio menso di Pescara ha origini italiane. E poi andiamo nel taglio alto per le altre eh, notizie: Lanciano, Lino Motors. Il piromane brucia altre tre autovetture ad Avezzano. Il ricattatore. Paga il pizzo o sfregio tuo figlio. Da Pescara ASL nel mirino dei carabinieri la nomina di Paolo Zappalà. Acquisiti gli atti riguardo l'incarico del direttore amministrativo, dubbi sulle modalità con cui è stato scelto dal Policlinico Gemelli. Cambiamo adesso giornale, cambiamo testata, passiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia. Di Teramo. Il titolo di apertura, anche qui è dedicato alla cronaca, turista scompare tra i boschi di isola, nessuna traccia di un giovane tedesco partito in mountain bike lungo un, se lungo un sentiero sabato eh, mattina. E poi ancora cronaca a centropagina nella fotonotizia al Badriatica, una settimana di stop al Gattopardo chiuso per rissa il titolo sulla fotografia. Andiamo nel taglio alto Giulianova, il caso della scuola di Amicis, apertura confermata per oggi e poi Notaresco iniziato <coughs> Scusate, il processo per le gomme d'oro di spalla, il caso migranti, commissariato il PD di Alba, Viviani non è più segretario. Ancora Congresso del PD Red spunta la terza mozione più a sinistra. Ancora gli azzurri ragionano sulle candidature sempre per quanto riguarda la politica Gatti e Di Stefano al Senato, Pelino e Pagano alla Camera. Nel taglio basso invece troviamo il tema dei parcheggi a Roseto, Strisce Blu, Tesoretto da 140.000 euro per il comune, poi eh, Teramo, il futuro eh, del comune di Teramo si gioca sulle eh, partecipate. Lasciamo adesso le prime pagine eh, regionali e ci spostiamo sulle prime pagine nazionali. Partiamo dal Corriere eh, della Sera. Andiamo a vedere il titolo eh, di apertura che riguarda eh, le parole pronunciate all'ONU da Donald Trump: pronti a distruggere la Corea. Il discorso all'ONU del presidente degli Stati Uniti la prima volta davanti ai leader mondiali: eh, precedenza agli interessi dell'America, ha detto Trump, le minacce. Ehm, del capo degli Stati Uniti niente accordi con l'Iran agiremo in eh, Venezuela è stato un discorso abbastanza all'attacco quello del eh, presidente eh, statunitense. Andiamo a centropagine invece, l'altra notizia di giornata, il terremoto di magnitudo 7.1 in Messico, famiglie intrappolate nei palazzi, il titolo Forte scossa in Messico, crolli e oltre eh, 100 morti. Andiamo a leggere, devastante terremoto in Messico, il sisma è stato di magnitudo 7.1, nella capitale in migliaia si sono riversati nelle strade, molte le persone rimaste intrappolate sotto le macerie dei palazzi. Le prime stime parlano di oltre 100 morti, il terribile sisma proprio nello stesso momento soggiorno di quello che li colpì il paese nel 1985. Andiamo avanti, andiamo a vedere invece il titolo di apertura della uh, Repubblica uh, ONU, il manifesto di Trump dal Presidente USA, un duro attacco a Corea del Nord e Iran e un elogio degli stati-nazione. Macron si chiama fuori e propone una via diplomatica sul clima, dice convincerò eh, l'America così il presidente eh, francese e anche qui a centropagina nella fotonotizia troviamo il eh, sisma in Messico il Messico sconvolto da un altro terremoto scossa di 7.1 distrugge palazzi, scuole e ponti in tutto il paese decine le eh, vittime e chiaramente una conta eh, purtroppo ancora in divenire la stampa, ora anche qui il titolo di apertura è dedicato a quanto accaduto nell'Assemblea nell dell'ONU. Trump-Macron, duello all'ONU. L'americano: se la Corea del Nord attacca, la sola scelta è distruggerla. Il francese risponde: l'accordo di Parigi non si rinegozia. Due visioni di USA e Europa: tutti insieme contro i dittatori, conta di più il eh, clima. Anche qui a centropagina eh, la eh, fotonotizia eh, con il tema del terremoto, violento terremoto il Messico trema, scossa di 7.1 gradi, crolli e feriti nella capitale, migliaia in strada e li vedete, decine i eh, morti. Continuiamo con il fatto quotidiano, andiamo a vedere anche qui il titolo eh, di apertura. Riecco Porcellum e nominati, ovviamente siamo al tema eh, politico, legge elettorale, il PD ricicla il rosatellum anti-Movimento 5 Stelle la Lega pronta a votarlo. Due eletti su tre scelti dai capi partito su liste bloccate in barba alla consulta. Questa è, eh, è la posizione del fatto quotidiano sulla legge elettorale. Nel taglio alto andiamo a vedere le altre notizie. Processate sala, carte false sugli appalti Expo e poi la PM non ha mai detto che mh, la bomba era eh, Renzi per il caso Conzip ovviamente. Il sole 24 ore, andiamo a vedere il titolo del principale quotidiano economico e finanziario italiano, Industria 4.0 in primo piano, si riapre la partita degli incentivi avanti con iperammortamento e credito sulla formazione ordini a più 9% nei primi sei mesi del eh, 2007, frenata sul superammortamento ipotesi di un'aliquota eh, ridotta. Andiamo a vedere eh, le altre notizie, Milano XL, la moda fa squadra eh, per l'eccellenza, corrono i distretti del tessile, export più 5,2% nei eh, primi sei mesi dell'anno. Eh, poi le banche nel eh, taglio basso, medio banca generali, ecco il piano, eh, piano subholding. Andiamo nel taglio alto a vedere il tradizionale focus del sole, fisco e strategie aziendali. La contestazione sulle spese non elimina la detrazione eh, dell'IVA. Il manifesto Il Quotidiano eh, Comunista eh, pone in primo piano eh, le parole di Donald Trump con eh, questo titolo sempre particolare, ecce bomba. Eh, nel suo primo discorso all'ONU Trump minaccia di distruggere la Corea del Nord, ma il suo obiettivo è l'Iran, Stato canaglia che esporta eh, violenza. L'accordo di Obama sul nucleare è imbarazzante, così lo ha definito Trump. Attoniti i presenti, applaude solo Israele. Poco prima il segretario generale eh, Guterres aveva denunciato siamo un mondo in eh, pezzi. E Poi scendiamo eh, sotto la uh, fotonotizia, eh, regionari e blef, tegola su uh, cancelleri, il Tribunale di Palermo sospende il candidato di Grillo alla Regione Sicilia, ma lui dice vado avanti. Andiamo sul eh, messaggero adesso, eh, anche qui il titolo è dedicato alle parole di Donald Trump. <coughs> Trump pronti a cancellare la Corea. Il presidente usa l'ONU. Kim è in missione suicida, suicida: se ci attaccano verranno distrutti. Duro anche con Iran e Venezuela. Applausi per Macron anti-Donald. I muri, ha detto Macron, non proteggono. E poi il terremoto, eh, il terremoto che purtroppo ha colpito il Messico, il terremoto scuote il Messico, almeno 50 le vittime. Chiaramente il bilancio purtroppo, eh, aggiungiamo noi, è molto più eh, grave rispetto a quello che riporta il giornale che ovviamente ha chiuso. Eh, ieri sera i 5 Stelle in panne, Sicilia il giudice boccia le regionarie mh, eh, del 5 Stelle l'Ira di Grillo a Roma sa, eh, sabotano eh, Virginia Raggi eh, restiamo al tema eh, della capitale Roma, la pista del clochard polacco e la Raggi eh, dice, eh, chiede leggi speciali antistupro, si cerca il giovane di Villa Borghese, polemiche sulle eh, telecamere, vi ricordo il giovane che ha stuprato e legato una uh, clochard um, uh, proprio nella uh, capitale. Continuiamo uh, con il quotidiano Il Tempo, uh, restando sempre ai giornali uh, di uh, Roma e uh, uh, della capitale: 20.000 roghi tossici all'anno, il ritorno di fiamma dei Rom. Finalmente il governo si accorge delle città dei veleni. Miniti promette l'esercito. Sono quattro anni che il Tempo rilancia le denunce dei cittadini intossicati, svegliatevi, è questa l'esortazione eh, del quotidiano Il Tempo. E poi Meloni e qui la festa con l'ultimo giallo, al Via Lacermes di Atreiu, ministro eh, mistero scusate, sul colonnello del Noe De Caprio, candidato con Fratelli d'Italia. Andiamo su eh, libero, e quindi restiamo nel campo dei quotidiani di centrodestra. Eh, il quotidiano diretto da Vittorio Felti apre: così Salvini torna in Senato e punisci i banchieri. La storia insegna l'Aventino: è un suicidio. Il Carroccio diserta l'aula per protestare contro i PM che gli hanno bloccato i conti correnti, ma è un errore. Solo in Parlamento la Lega può difendere se stessa e gli elettori dagli attacchi a democrazia e risparmi. E poi il discorso di Trump alle Nazioni Unite: l'ONU è un ente inutile, Kim un uomo morto. Questo è il riassunto del discorso di Trump. Andiamo a vedere ancora le altre notizie. E quindi eh, riapriamo eh, i giornali nazionali e andiamo sulla verità, ancora eh, quotidiani di centrodestra. Il titolo di apertura: scandalo nella Regione Rossa, spariti i soldi e pure i treni, super stipendi e parentopoli. Indagini di Procura e Corte dei Conti sull'Umbria, dove il sistema. Dei trasporti pubblici è saltato, svelando la voragine nei bilanci. Spesi eh, 13 milioni per acquistare convogli eh, che su quelle linee non possono viaggiare. E poi, eh, nella fotonotizia, ancora eh, una indagine su Fazio, tutte le bugie su Fazio e sul suo eh, compenso. Questa è una battaglia che la verità porta avanti da tempo. Il eh, secolo d'Italia. Andiamo a vedere anche il titolo eh, del quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale: Disastro Grillino. E il eh, titolo: eh, non solo la farsa delle primarie grilline con Di Maio da solo contro quelli che sono stati ribattezzati Sette Nani, e addirittura in bilico la candidatura di eh, cancellieri del 5 Stelle alle regionali in Sicilia. In primo piano nel taglio basso: Treio e l'ora dei patrioti oltre il risorgimento, e poi caos Ryanair, aerea a terra emerge lo scandalo delle ostes e poi ancora la strategia elettorale di Berlusconi non c'è spazio per Alfano. Andiamo su avvenire ora. Eh, il titolo di apertura del quotidiano cattolico due crisi per l'ONU assemblea generale Trump avverte la Corea e eh, su chi parla mh, dei eh, Rohingya ma eh, non convince primo discorso del presidente statunitense se Kim attacca il suo paese sarà distrutto la Nobel per la pace difende la eh, minoranza in Myanmar andiamo a centropagina la strada eh, delle libertà e le violenze eh, taciute la linea dura contro i clienti per fermare il fenomeno della prostituzione, eh, i casi di Roma Catania e il dramma vissuto da molte donne eh, vittime di eh, stupro. Continuiamo con il mattino, il eh, quotidiano napoletano apre con le parole di Donald Trump, Corea, Trump scuote l'ONU, il segretario generale alle Nazioni Unite, mondo a pezzi. Eh, Gentiloni dice crisi da tenere sotto controllo esordio shock del presidente statunitense se Kim attacca lo eh, distruggeremo andiamo sul secolo XIX anche qui eh, apertura dedicata a Trump eh, se Kim attacca la Corea sarà distrutta la dottrina USA scuote l'ONU Macron chiede niente muri Presidenti di Stati Uniti e Francia divisi al eh, palazzo di vetro andiamo adesso a vedere i quotidiani eh, sportivi, eh, partiamo dalla Gazzetta eh, dello Sport, ieri c'è stato l'anticipo del turno infrasettimanale in eh, Serie A e allora il titolo di apertura è Inter stoppata, un bel Bologna le impone il pari, che Verdi con un super gol, Nerazzurri primi da soli ma Juve e Napoli possono eh, superarli. Andiamo a vedere ehm, le altre eh, notizie, mentre vi faccio vedere anche la notizia: Un talento osservato da Ventura: si tratta di Simone Verdi, attaccante del eh, Bologna. Le altre notizie: stasera contro la Fiorentina. Allegri prova il dopo Buffon, Szczesny dal eh, primo minuto, e poi Missione Inzaghi gli manca Sarri tra i big. Eh, Uh, battuti nel taglio basso, Milan e Co Silva il bomber di Coppa contro la Spal, nel taglio alto, Vale di Ferro Rossi recupero. Lampo vuol correre ad Aragon. MotoGP Valentino, ieri, ha provato ancora a Misano ed è uh, convinto di uh, farcela. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport, il titolo eh, sulla fotografia è più eh, VAR che Inter. Un rigore discutibile, salva i nerazzurri 1-1, meglio il Bologna con un Super Verdi. E poi c'è l'opinione di Ivan eh, Zazzaroni, non si risana il calcio condannando Agnelli. Nel ehm, taglio basso la Serie B, il Frosinone in fuga, il Palermo gele il Perugia, Bari riparte, colpo del Foggia, Zeman rimontato due volte per quanto riguarda il riassunto eh, del turno infrasettimanale. In Serie B e poi Valentino ha deciso: prova a correre. Nuovo test a Misano. Domani vola in Spagna. Nel taglio alto, eh, il eh, proseguo del turno infrasettimanale cominciato ieri in Serie A: Lazio Napoli, stelle d'Europa all'Olimpico e Festival eh, del Gol, immobile Mertens per sognare in grande, e poi Juve Fiorentina, Allegri carica contro i Viola in cerca um, un record, caccia al quarantesimo risultato utile in casa. Andiamo a vedere anche il titolo eh, di eh, Tutto Sport, eh, in apertura Iguain ti giochi eh, la Juve, allo stadio arriva la Fiorentina, per i Bianco Neri comincia un autentico... Ciclo di fuoco e Allegri punzecchia ancora il eh, Pipita nel, ehm, nel taglio alto. Pari di rigore a Bologna 1-1 e eh, non è ancora grande Inter. I nerazzurri si fermano dopo quattro vittorie e rischiano grosso contro la squadra di eh, Donadoni. Eh, andiamo a vedere anche di spalla, il Torino, Mihailovic avviso ai furbetti, eh, chi tira indietro la gamba a Udine pensando al derby non giocherà contro la Juve voglio più eh, cattiveria. Eh, ci fermiamo adesso per il break pubblicitario, andiamo a vedere prima le previsioni di Meteo6 e poi torniamo con la seconda parte della rassegna. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eh, Riapriamo i giornali. Ma andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo dal centro, nella pagina eh, di eh, primo piano che già vedete alle mie spalle. Eh, carceri abruzzesi, inferno dietro eh, le sbarre, risse e aggressioni, sistema al collasso da Sulmone all'Aquila, la polizia penitenziaria marcia su Roma, in programma una uh, protesta. Corteo e slogan ieri a Montecitorio, l'abbiamo annunciato e l'abbiamo fatto, commenta Mauro Nardella, vice segretario regionale della Will Pol Polizia Penitenziaria, al termine della manifestazione che si è svolta ieri a Roma. Eh, e poi eh, nel taglio basso troviamo l'intervento del sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri, eh, si tratta di Federica Chiavaroli, la mia ricetta, misure alternative e 887 assunzioni. Andiamo avanti, il racconto shock, così il eh, detenuto pugile eh, mi ha rotto la mandibola colpito da un montante destro che lo ha costretto a cinque mesi di cura e dolore, sovrintendente del carcere di Pescara, parla del dramma che gli ha segnato la vita. Uh, andiamo nel uh, taglio basso anche di questa pagina. Nel caso, finisce in Parlamento e in Regione. Un pentito si uccide. Quattro giorni dopo l'arrivo a uh, Sulmona. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del uh, Messaggero. Eccola qui: il commercio che cambia, chiudono uh, i negozi. Più bar e pub nelle nuove città. Rivoluzione dopo la lunga crisi. La ristorazione batte lo shopping a Pescara aumentano apertu le aperture all'Aquila, calo eh, del 42%, eh, questo è il report sul commercio eh, che cambia. Stilato da Confesercenti Abruzzo. Prima di andare a vedere questo servizio, leggiamo anche le altre eh, notizie sulla pagina Abruzzo del Messaggero. Industria 4.0, concorso per la scelta dei campioni eh, d'impresa, e poi nel taglio basso le guardie mediche. Il PD vota contro l'assessore eh, Paolucci, approvato in commissione un documento per evitare la restituzione eh, delle eh, somme eh, erogate ai medici. Delle guardie mediche, appunto. Torniamo, come detto, alla notizia eh, principale della pagina Abruzzo del, del Messaggero, il commercio eh, che cambia e andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Com'è cambiato l'Abruzzo negli ultimi dieci anni, dieci anni di recessione economica? innanzitutto abbiamo visto che eh, ha avuto un grande flusso in avanti nelle attività del food, ristorazione, bar, tavole calde, eh, che hanno avuto un incremento del 16%, quindi una tendenza al nazionale, quindi è stato un, gran, un grande aumento. Purtroppo non è stato così per le altre attività: eh, abbiamo avuto un grosso decremento, eh, ci sono ancora oggi purtroppo delle problematiche, delle grandi chiusure nei centri città e eh, un'altra grande problematica è stata anche eh, il consumo, cioè la forza del consumo eh, delle famiglie che è sceso tantissimo, quindi oggi si va su eh, acquisti mirati e specializzati soprattutto. Stiamo vedendo una timida ripresa, eh, ovviamente con tendenze variate dal dieci anni fa, cioè come dicevamo poc'anzi la ripresa c'è stata e è trainata soprattutto dal settore food, eh, non c'è, anzi continua proprio nel settore eh, del manufatturiero, dei mobili, eh, di questa, del non food diciamo eh, quindi bisogna un attimino anche le proprie attività variarle in, pase, in base all'andamento eh, di mercato c'è una grande occasione perché io la dico così è una grande occasione del web dove dieci anni fa non era quasi presente oggi purtroppo o per fortuna è presente e eh, ce l'abbiamo tra noi tutti i giorni quindi è qui che la piccola attività deve oggi eh, cercare di andare quindi unendosi specializzandosi creando un'unica piattaforma e iniziare anche questo tipo di vendita che rappresenta ad oggi un gran numero per le nostre attività. Andiamo ad aprire la pagina di pescara del quotidiano Il Centro. Guida i servizi sociali così. Il comune, il titolo assiste 8.000 anziani e disabili dalle cure a domicilio ai contributi per famiglie indigenti, le offerte dell'ente e qui trovate appunto i servizi erogati in una, in una grafica, tutti riassunti. Continuiamo con le notizie da Pescara, sempre sul quotidiano Il Centro. La pasta servita a scuola è fatta di grano italiano. L'assessore Cuzzi replica la polemica sollevata dal consigliere 5 Stelle di Pillo, basta bugie, i prodotti forniti nelle mense sono di qualità e fanno risparmiare lente circa un milione di euro in meno eh, di costo per il comune. Accoglienze in via Gran Sasso, riaperti bagni e docce nel centro per i e poi prigionieri in casa da quattro mesi via Riosparto dramma di 23 famiglie con l'ascensore rotto. Pignoli accusa eh, l'ATER. Andiamo a vedere proprio eh, questo eh, servizio sempre realizzato da Paolo Renzetti. Signora, ascensore rotto da diverso tempo in questa palazzina, lei è prigioniera di fatto in casa, non può uscire. Esatto, non posso uscire, mi sento una sepolta viva, devo morire prima del tempo. Perché ho bisogno di parlare, ho bisogno di vedere, di prendere aria. Invece così sono abbandonata a tutto perché qualche volta vengono le volontariate della Croce Rossa, la chiamo io e gentilmente arrivano, però devo stare in lista perché non ci sto solo io che mi devo prenotare prima per farmi venire a prendere, se voglio uscire in ufficio a fa fare qualche, qualche compra qualcosina. Lei chiede ovviamente, sì. eh, nei limiti del possibile, di poter trasferirsi in un'altra palazzina dove c'è quantomeno un ascensore. Sì, esatto. Ho il piano navelletta, il piano terra, che non ci siano le scale perché. un giorno fa sono pure cascata. Ah, ma qua, mi sono Che le gambe mi cedono. Cioè, faccio stare sempre qua, finisco più. A... Non so l'insufficienza. Ma anche questione di mosche, perché non, vado, non posso circolare? Lei abita al secondo piano sì. di questa palazzina, ascensore rotto. Lei è con le stampelle, come fa eh, ogni volta ad uscire? Mezz'ora. Piano piano. piano piano. Quando devo scendere per forza, che devo fare? Io vivo solo, con me non c'è nessuno. Avete chiesto più volte di, di poter sì, riparare eh, questi ascensori? Sì, sì. sì. Che vi hanno detto? Eh, che non c'è i soldi qua. Tutto il, il palazzo che pagano 9 persone, cattedre quelli che ne pagano, non è colpa nostra. È l'ennesima vergogna dell'Ater, dopo gli appartamenti che consegnano e propongono agli, agli evacuati via Lago di Borgiano fuori provincia, addirittura ieri a Montebello di Bertona, adesso c'è questa ultima ciliegina sulla torta che poi l'amministratore, il commissario manda comunicati stampa smentendo, non smentisce nulla perché questa è la realtà. Una signora di 70 anni dove c'è un ascensore rotto da 7-8 mesi, l'ater non provvede a fare nessun tipo di manutenzione e la signora è costretta a stare a casa in quattro mura e gli viene vietata quella che è la cosa più bella, cioè la libertà, la libertà di agire, di interagire con i propri amici. Questo non è il terzo mondo, questo non può essere Pescara, che l'ater si svegliasse altrimenti se il commissario, se i dirigenti, eh, che non sono capaci, che si dimettessero per cortesia. Andiamo a vedere anche la pagina eh, dedicata alle cronache di Pescara sul eh, Messaggero, in apertura il caso mense a Pescara, le nostre scuole, eh, nelle nostre scuole è solo pasta italiana, Kuzzi sfodera le carte, l'assessore risponde con la certificazione della Molisana, le critiche dei 5 stelle allarmismo eh, fondato su bufale di spalla bike to work, pescara bici conta i ciclisti, eh, lavoratori, le persone che vanno eh, eh, in bici al lavoro. E poi tolleranza zero: la lotta al degrado, nuovo blitz dei vigili sgomberato l'ex Enaip sulla eh, riviera. Nel taglio basso invece. Il caso Jennifer Sterlecchini, infami e veleni contro Jennifer. La famiglia chiede eh, rispetto. Seconda udienza il prossimo 28 ehm, eh, settembre per la perizia psichiatrica sul giovane Troilo accusato eh, di eh, omicidio. Uh, andiamo a vedere anche uh, la prossima pagina, sempre uh, sul Messaggero. E, e passiamo all'omicidio di uh, Montesilvano. Accusa di omicidio per il killer in fuga. Il PM Pompa chiesto al Jeep Sara Andrea. L'ordine di arresto. Le ricerche estese in Italia e in Europa, specie in Germania, i carabinieri cercano il fucile con cui Antonio Bevilacco è stato ucciso nel ristopabile, il d'orore e la faida delle eh, famiglie. I sospetti sono concentrati sul 46enne che aveva litigato con la vittima un'ora prima del delitto. Sono in corso accertamenti anche per chiarire il ruolo del 58enne super eh, testimone. Ancora la cronaca anziana, eh, strattonata e ferita, scippatore tradito da un video, l'impressionante... Sequenza della donna trascinata a terra per metri dal malvivente. Passiamo adesso al anzi, torniamo sul quotidiano Il Centro per andare a vedere ancora l'omicidio di Montesilvano Roma ucciso. Gli amici a caccia dell'assassino il killer in fuga da cinque giorni, offerta una ricompensa per trovarlo. L'offerta sui social. Uh, e poi ancora cerca di rapinare una 79enne. Viene arrestato, ha afferrato la borsa dell'anziana, facendola cadere a terra e trascinandola. È fuggito a, a mani vuote. Abbiamo visto anche in precedenza. Eh, altra notizia che abbiamo già visto e che ritroviamo sul centro, la mamma gettano ombre su mia figlia eh, dopo l'omicidio di Jennifer alla vigilia della seconda udienza del processo per l'assassino della ragazza, l'appello di Fabio Labacci, segnali di discredito per distogliere eh, l'attenzione. La famiglia avverte non permetteremo a nessuno di freggiarsi del vilipendio alla memoria della nostra amata, maldicenze e offese alla memoria come se non fosse bastata la tragedia che ogni giorno... Da madre e da fratello ci eh, lacera eh, questa. Eh, queste sono le parole della famiglia nel taglio basso. Furti nei palazzi sgomberati, spariti, termosifoni e caldaie in via Lago di Borgiano a pescare. Poi il recupero vagava sull'asse attrezzato. Cane salvato dalla polizia stradale. Andiamo avanti, sempre sul quotidiano. Il centro nelle pagine di Pescara, Fondazione Paparella. 20 anni di studi, mostre d'arte e cultura. Eh, ancora eh, sulla pagina adesso di Montesino. Silvano, l'opera è incompiuta saranno pronti a febbraio i tre viadotti sul Saline parla il direttore dei lavori Mario Traversini ritardi per aprire il primo ponte causati dai tralicci dell'Enel ecco gli stati di avanzamento degli altri due la politica hashtag Montesilvano 2019 mai più alloggi popolari agli abusivi a chi delinque il gruppo consigliare di maggioranza firma una proposta di modifica alla legge numero 96 del 96 che sarà presto portata alla approvazione del Consiglio regionale. Nel taglio basso invece nuova sede per l'ufficio protocollo a Spoltore, a Montesilvano un centro per i rifiuti elettrici. Andiamo ancora avanti, la pagina dell'area metropolitana, progetto di finanza per un impianto crematorio e scontro a Francavilla, la Giunta Luciani approva la realizzazione e scelta la ditta che gestisce i servizi cimiteriali. L'amministrazione, il progetto è sicuro ed è a costo zero. A San Giovanni Teatino, asilo, posto di lavoro e TFR tremano 19 educatrici. A Pianella in cantiere, parcheggi e opere stradali per 225 mila euro. Andiamo a vedere anche l'ultima pagina, pagina di Pescara Metropolitana sul Messaggero. Asl, nel mirino la nomina di Zappalà. Prelevati dai carabinieri gli atti relativi alla scelta del direttore amministrativo pescato dalla Fondazione Policlinico Gemelli. La legge Severino, l'ANAC, il Consiglio di Stato vietano travasi Enti privati convenzionati alla sanità pubblica. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la pagina di Penne Popoli dell'Alta Val di Pescara, il titolo su Penne, anche i medici di famiglia contestano i tagli all'ospedale, i professionisti si schierano contro il ridimensionamento. E poi Centro Risvegli via nel 2018, la deputata D'Incecco, velocizzare l'iter per la struttura sanitaria di Popoli. A Torre dei Passeri, otto sindaci scrivono all'ASL no allo stop delle vaccinazioni. Andiamo ad aprire adesso invece la pagina di Chieti, sempre sul centro, il titolo che apre la pagina, multe a raffica per i rifiuti abbandonati. In 8 mesi 188 sanzioni inflitte dal Nucleo Ispettore Ambientale del Comune e dalla Polizia Municipale, solo 47 tre anni fa, questo per le discariche abusive a Vasto. Andiamo a vedere sul messaggero la pagina dedicata a Chieti, ecco qui. Eh, vediamo insieme. Partiamo dal comune di Chieti. Il comune fa causa al Ministero, deve pagarci oltre 4 milioni, sono i soldi anticipati per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Il sindaco annuncia un ricorso straordinario al capo dello Stato. Nessuno eh, nessuno sconto di Primio, eh, rifiuta l'offerta del Dicastero di chiudere a 1,6 milioni da versare in 30 anni e dice è un'estorsione. E poi eh, la cronaca, spaccio di cocaina in città, raffiche di dure eh, condanne, eh, inflitti fino a 16 anni di eh, reclusione. Nel taglio basso parcheggi Marco Tullio avvisa i consiglieri comunali. Andiamo nella pagina della provincia, eh, la cronaca, Lino Motors, altre ehm, tre auto bruciate. Il fuoco si accanisce contro... La concessionaria Frentano: un altro episodio inquietante dopo l'attentato dello scorso 14 luglio. Per i vigili, è colpa di un cortocircuito, nessun riscontro dalle telecamere, ma i carabinieri vogliono vederci chiaro. Andiamo adesso avanti, proseguiamo con il quotidiano Il Centro, apriamo la pagina dell'Aquila. Il focus è sulla ricostruzione, spesi 18 miliardi in 8 anni, dati aggiornati a partire dall'emergenza. Ecco tutti i cantieri in città e nelle frazioni, vedete anche il riassunto nella infografica. E poi sul Monagerosolimo scrive ad Alfonso la risposta, salverò il premio Caniglia che è, a, che è a rischio nel taglio basso, spaccio di coca per vip, due gli arresti. Sempre all'Aquila, i D'Avezzano paga il pizzo, ti sfregio, o sfregio tuo figlio, indagine Andiamo ad aprire anche il messaggero. Andiamo a vedere insieme eh, la pagina eh, che riguarda eh, l'Aquila, eccola qui, Abruzzo Engineering nel Mirino, eh, Biondi, eh, convenzione da rivedere, così il sindaco eh, dell'Aquila, troppi 4,8 milioni di euro destinati a un totale di 95 unità lavorative, l'ha bordato una situazione paradossale se si pensa ai gravi ritardi che sconta l'ente, eh, Biondi dice con quei soldi potremo eh, pagare almeno 200 direttivi andiamo avanti con la pagina con le pagine dell'Aquila istituzione sinfonica, il ministero conferma i finanziamenti statali dopo le dimissioni del consigliere Tomassi lente nel mirino la graduatoria migliora ma ci sarà un'assemblea del personale e poi giustizia, tribunale importanti nomine del CSM andiamo a aprire anche la pagina di Avezzano sulmona Paga il pizzo o sfreggio tuo figlio, l'estorsore è stato subito scoperto e denunciato immortalato dalle telecamere mentre eh, mette il biglietto nel negozio della vittima. Un commerciante non si è lasciato affatto intimidire dal ricalto e si è recato dai carabinieri raccontando, raccontando quanto... Accaduto. Avezzano, città, luci rosse, ora spuntano altri episodi per quanto riguarda ehm, sempre il tema della prostituzione. E poi le altre notizie: il comune a Sulmona finisce nei guai per un appalto contestato, sempre da Sulmona. I sindacati chiedono un incontro, si acquisisce l'attenzione per la cronica carenza di organici, da Vezzano preziosa pergamena esposta al Vescovado e in Marsica, povero Gall, come ti hanno eh, ridotto. Andiamo ad aprire anche eh, la pagina invece che riguarda, eh, che riguarda a Teramo, eccola qui, sempre sul quotidiano Il Messaggero, andiamo a vedere il titolo. Di apertura della pagina Corso San Giorgio i tempi per finire i lavori si allungano, l'appello di Pomante, no al cantiere in corso dei Michetti sarebbe una mazzata, resta la grana delle mattonelle Medincina e l'effetto patchwork. Il sindaco Brucchi vede positivo, quando sarà finito cambierà il volto del centro storico. Nel taglio basso i carabinieri Naselli assume il comando eh, provinciale, ieri c'è stato il cambio della, guarda, eh, della guardia con ehm, eh, diciamo la presentazione alla stampa. Andiamo in provincia Giulianova di Amicis dal crollo alla riapertura, fino a venerdì scorso era la scuola elementare considerata più pericolosa, oggi riapre con indice di vulnerabilità dello 0,85. Intanto riparte anche il servizio pre-post scuola e gli alunni non resteranno più sotto la pioggia come accaduto ieri alla Bindi. Uh, andiamo a vedere anche il eh, titolo eh, che riguarda la pagina di Teramo sul eh, quotidiano Il centro, Movida Violenta, ad alba il Questore chiude il gatto pardo, motivi di ordine pubblico e sicurezza, licenza sospesa per una eh, settimana. Andiamo nel taglio basso invece, eh, la cronaca con me, Mèuro, attacchi tu a parti civili nel processo per truffa ed evasione fiscale, poi la politica. Vi viene espulso dal PD, arriva Pepe, dopo le frasi contro gli immigrati su uh, Facebook. Andiamo sulla città e restiamo. Alle ehm, notizie dal Teramano, è iniziato il eh, processo agli pneumatici d'oro ARPA e ATAC Parti Civili contro la Gommeur di Notaresco accusata di evasione fiscale e truffa. Inchiesta BIS, c'è anche una seconda indagine per corruzione che, oltre al gruppo E coinvolge anche i dirigenti della società ARPA e della società eh, partecipata al comune eh, di Roma ATAC. Il presunto danno, secondo la procura, il danno alle società pubbliche ammonta a circa. 6 milioni di euro sulle forniture di gomme per gli autobus. Nel taglio basso inaugurato un'altra rotatoria a Scapriano. Andiamo avanti. Il futuro del comune si gioca sulle eh, partecipate per la politica eh, teramana Dodo di Sabatino molto critico sulla gestione di Ruzzo e Team durante la riunione di maggioranza. Ancora politica eh, Forza Italia verso la quadra, alle politiche tra gli azzurri si inizia a ragionare sulle candidature col doppio meccanismo tra Camera e eh, Senato. E poi spunta Red, terza mozione al congresso provinciale. Eh, del PD. Ancora un pantano blocca eh, la via alla scuola eh, Serroni, eh, sempre per quanto riguarda le notizie eh, da Teramo, eh, boom di iscritti alla laurea per agenti eh, di eh, commercio. Ancora avanti il colonnello eh, Naselli, eh, nuovo vertice eh, dell'arma in provincia di Teramo, l'ufficiale Tarantino subentra a Pier Vittorio Romano alla guida dei carabinieri eh, provinciali. Eh, andiamo in provincia per l'appunto. Turista scomparso tra i boschi di isola. Un giovane tedesco ha lasciato la sua macchina sabato mattina e da allora non si hanno più notizie. I controlli. I carabinieri, dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini che hanno notato la macchina ferma da giorni, hanno accertato l'identità del proprietario. Ma al momento non ci sarebbero denunci di scomparsa nei suoi eh, confronti. Andiamo ad aprire ora eh, la pagina dello sport e per farlo. Andiamo sul quotidiano Il Centro. Ovviamente parliamo del pescare e della partita di ieri, che si è giocata sotto il diluvio. Come potete leggere allo Stadio Adriatico Cornacchia, la solita storia: Serie B sotto il diluvio. Il Delfino bene per 75 minuti, poi si rilassa con i punti lasciati per strada. Ora sarebbe al secondo posto: Pescara in Telle finita 2 a 2. Dunque il titolo è pescare in versione Babbo Natale, altri due punti regalati avanti 2 0 come detto i biancazzurri tra il trentesimo e il trentacinquesimo della ripresa staccano la spina e si fanno riacciuffare e il terzo pareggio beffa di fila. Prima di andare a vedere la, eh, il servizio della partita andiamo a vedere anche il titolo eh, dell'Abruzzo Sport del messaggero sempre per quanto riguarda il Pescara. Il titolo è Pescara il solito regalo avanti di due gol con Capone e Brugman ancora una volta subisce la rimonta dell'Entella. I ragazzi di Zeman hanno dilapidato sei punti in tre partite Si è giocato però sotto il diluvio Chiaro che non è questa una uh, scusante Ci si mette anche il portiere pescarese Iacobucci Ad opporsi alla staffilata di Brugman al uh, novantesimo E poi vedete le parole di Zeman in questo momento Siamo solo sfigati uh, Valzania, uh, la riflessione anche di Valzania Prendiamo gol e perdiamo la uh, sicurezza Allora Uh, facciamo un po' il punto della situazione ehm, perché eh, vedete anche qui sul centro ci sono eh, le altre eh, riflessioni. Su Valzania è mancata la giusta maturità, ha detto il centrocampista la prima da titolare, il Pescarese Iago Bucci. Un punto prezioso per quanto riguarda eh, l'entella. Um, eh, andiamo a vedere insieme il servizio della partita eh, realizzato da Paolo Renzetti. Non ha limiti l'autolesionismo del Pescara che continua a farsi del male da solo subendo la terza clamorosa rimonta di questo incredibile avvio di stagione dopo Frosinone Salernitana. Anche la Virtus Centella ringrazia dei preziosi cado pareggiando una gara che dopo il 2-0 di Capone Borgman sembrava definitivamente chiusa. Fischi dagli spalti per Pigliacelli e compagni al 91 con un pareggio che deve davvero far recitare alla squadra il Mea Culpa. Turnover no grazie, Zeman cambia solo due elementi rispetto a Salerno lanciando. Valzania a centrocampo dove non c'è proietto infortunato e in difesa Crescenzi per Zampano confermando per il resto la squadra della Recchi. Al settimo c'è un problema muscolare per Marco Perrotta che però dopo aver tentato di resistere, e restare in campo al quattordicesimo è costretto a lasciare il posto a Bovo che fa così il suo esordio assoluto stagionale con la maglia bianca azzurra. Passano tre minuti al primo affondo, Capone si inventa un Euro gol mettendo il pallone all'incrocio con l'incolpevole Iacobucci immobile sulla linea di porta. Il lampo dell'ex. Questa regala fiducia al Delfino che pure senza far vedere chissà cosa riesce a tenere i Liguri lontani da Pigliacelli. Dopo qualche affondo poco convinto da parte dei Biancazzurri e Bianconeri, il Pescara si rivede al 28 e arriva ad un passo dal raddoppio con del Sole che da 25 metri chiama il portiere ospite al salvataggio in calcio d'angolo. La gara è tutt'altro che spettacolare con i Biancazzurri più concreti che belli a vedersi e la Virtus Sentella mai veramente pericolosa. Senza altre emozioni si arriva così all'intervallo con il Pescara che rientra negli spogliatoi con il vantaggio di misura comunque meritato si ricomincia nella ripresa sotto un vero e proprio diluvio, al quinto si vede subito la formazione di casa con un tiro centrale di Brugman, il campo allentato diventa un alleato per la squadra di Zeman, mentre Castorina passa al 4-3-3 mandando in campo la punta la mantia, e il Pescara però a fare gioco visto che al nono è solo la traversa di Reno a Mazzotta e al raddoppio degli Adriatici, nonostante le tre punte la Virtus Centella non punge al contrario del Pescara che va a raddoppiare Grazie ad una sassata di Brugman che al diciannovesimo buca dalla distanza la porta difesa da Iacobucci che non può nulla. Il 2-0 mette le ali al Delfino che continua a premere con Pigliacelli che al 25 è costretto ad anticipare sulla 3 quarti di O lanciato a rete. Passa qualche istante e Zeman manda in campo Benali al posto di Del Sole ma il Pescara ogni tanto ama però farsi del male da solo. Visto che al 31 Pigliacelli e compagni si addormentano con Lippi che a porta vuota ringrazia per il gol del 2-1 che riapre la partita. Sugli spalti si rivivono i fantasmi delle gare precedenti, visto che poi al 35 gli ospiti in contropiede trovano l'isperato pareggio con Dia Tifosi bianca-azzurri sotto shock sugli spalti e squadra in confusione con Zeman che dalla panchina cerca di spronare i suoi a non mollare e il Pescara così nel finale ci riprova al 39 e Benali in area a trovare una deviazione di un difensore Ligure in calcio d'angolo, prima dell'errore di Capone che al 94 si divora il gol del 2-1. Il miracolo di Jacobucci che proprio prima del tripice fischio finale di Serra di Torino dice no a Brugman per il Pescara, una serata ancora una volta negativa. E allora continuiamo a parlare della partita di ieri sera allo stadio Adriatico Cornacchia, torniamo sul quotidiano Il Centro, le pagelle dei Biancazzurri, Brugman illumina, Pettinari in ombra, l'Uruguayano gioca da regista e si mette in evidenza, Bovo distratto, esordio negativo, Capone bravo ma sprecone, qui vedete poi tutte, tutti i voti ai giocatori del Pescara. Le altre partite del turno infrasettimanale, il Frosinone solo in vetta e sabato c'è il Perugia. A Vivarini va la sfida abruzzese con D'Aversa in eh, Parma-Empoli, il Bari di grosso si risolleva, eh, Terni gara sospesa per eh, maltempo e qui vedete tutti i eh, risultati eh, della um, giornata eh, di ieri. Ma proseguiamo a parlare del Pescara, sempre sul quotidiano Il Centro. Le parole di Zeman: pagati due errori, ma siamo in crescita. Analizza la terza rimonta. Il tecnico Boemo, eh, in questo periodo siamo un po' sfigati, ci gira tutto eh, storto. Eh, Castorina Dell'Entella dice: Abbiamo scelto di aspettare il Delfino, siamo stati bravi, non ci siamo mai disuniti. Alla fine è arrivato il premio del eh, 2 a 2, ma noi andiamo ad ascoltare le eh, parole di Zeman. Non abbiamo fatto male. In ha fatto quelle due cose su errori nostri, su un calcio d'angolo a nostro favore, abbiamo perso la palla e su, anche lì su un ridio lisciato abbiamo preso secondo. Sono cose che succedono nel calcio e penso che con un po' più concentrazione si possono evitare anche quelle. Sì, abbiamo fatto meglio abbiamo subito meno io penso che a parte due gol in tela non ha creato non ha creato problemi abbiamo giocato purtroppo anche lì vabbè, su due su due palle che non dovevano dire niente abbiamo subito gol da parte nostra qualche occasione in più l'abbiamo trovata purtroppo tra il palo e tra, tra errore di mira non l'abbiamo approfittato. Pettinare il capocannoniere, chi c'è a dibalà lo, lo lasci fuori? I capocannonieri finché ci gira devono stare lì. Contento di come si sta allenando i gami? Sì, no, ho sentito le voci che non lo faccio giocare perché si allena male, non è vero niente, il ragazzo si è messo sempre a disposizione e lavora con, con grande impegno. Io ripeto, questa squadra è giovane, deve crescere, deve abituarsi a giocare insieme, per ora giochichiamo, io penso che si può solo migliorare, non peggiorare, speriamo che anche lì sfortuna ci abbandona, perché a Salerno continua a dire che abbiamo preso gol al novantesimo su fuorigioco, però valgono. E allora chiudiamo questa ampia pagina dedicata al Pescara, ma restiamo sempre allo sport e al calcio. Parliamo del teramo adesso. Sales, il teramo per me sarà l'anno del riscatto serie C, il terzino reintegrato. Il passato adesso non conta. A sinistra sono a mio agio e voglio dimostrarlo. Titolo sul teramo anche sul messaggero, sales rigenerato, grazie. Teramo. Hai creduto in me. Il difensore era finito nella lista degli epurati. Ho sempre Sperato di poter tornare ad essere utile. Eh, parole di Sales anche sulla uh, città, Sales Teramo: sarò, uh, saprò ripagare la uh, fiducia. E allora uh, andiamo uh, ad ascoltare il terzino, Simone Sales. Noi siamo una squadra che va sempre all'attacco, cerchiamo sempre di recuperare le palla. Dobbiamo capire un po' i momenti della partita, quando magari rallentare un po'. Perché magari cercare di girare palla, magari i momenti in cui rallentare un po' i tempi. Anche domenica insomma, abbiamo sofferto il secondo tempo, forse dopo 20 minuti del secondo tempo. però lì è... perché insomma, noi siamo strutturati ad andare sempre in avanti. E dobbiamo cercare di crescere a livello di squadra, sai, quando si capire quando si deve accelerare e quando no. Però ripeto, siamo fatti, c'è cioè, una squadra secondo me, che va sempre in avanti. Se riusciamo a capire, spero presto, di comunque temporeggiare, di non andare sempre in avanti, possiamo divertirci e togliere le soddisfazioni. Il Pordenone è secondo me, una delle squadre più forti che c'è quest'anno. noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita, non, non aver paura di nessuno, perché comunque anche noi siamo un buon gruppo, una buona squadra e andiamo lì a giocarcelo. Poi si vedrà il 90. Sì, sì, io ho sempre sperato. Dal primo giorno in cui la squadra è partita di ritiro senza di me, ho sempre detto sia al presidente che al direttore che volevo rimanere a tutti i costi, perché comunque dopo un'annata del genere dell'anno scorso era una cosa mia personale, una sfida mia e volevo dimostrare cioè, volevo dimostrare di, di poter dare una mano a questa squadra. Le ho avute, però ho avuto quando c'è stato il momento in cui dovevo cambiare. La società ha preferito riman cioè farmi rimanere e comunque sono felicissimo di rimanere. Rapidamente le altre notizie sulle pagine di Sport. L'Aquila ha squalificato Ranucci, Serie D, 4 mesi all'amministratore, 2.500 euro di multa alla società per due vecchi deferimenti. Siamo sul quotidiano Il Centro. Prima categoria, Lanciano anticipa sabato a vasto e per l'eccellenza il turno infrasettimanale. Chieti e Giulianova cercano il primo acuto in trasferta. Andiamo sul messaggero per vedere le altre notizie. Il basket di A2, Roseto. Rapporti tesi tra tifosi e società. Per quanto riguarda invece la Serie D di calcio, l'Aquila i soldi non sono arrivati, ma c'è una proroga, la copertura dei 100.000 euro tiene ancora banco. Scendiamo. Uh, via, il uh, via il campionato under 19, venerdì la prima giornata per il calcio a 5 nel taglio basso uh, Real Giulianova al completo contro la rivale Sportore. Chiedi, il Chieti sfida la miternina con um, Catalli dall'inizio, eh, sempre per, um, per i dilettanti l'eccellenza Paterno, Montori a Quessapone vogliono mantenere il eh, primato. Ed è davvero tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, mattino 6 torna domani mattina alle ore 8, la nostra informazione invece oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.